Benvenuti a tutti quanti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. A gentile richiesta mi è stato chiesto da più parti di riaffrontare una tematica che ha affascinato parecchio, che è quella degli animali fantastici e degli UPART, Out of Place Artifact. E ne parliamo con questi due ospiti che sono stati già con noi, ci hanno fatto sognare. E sono Elio Belangero, ricercatore della Eco Spirituality Foundation, benvenuto. Grazie, ciao Rosalba e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E Roberto Garoci, imprenditore affascinato da queste tematiche. Assolutamente sì, ciao Rosalba. Allora, partiamo da te, Roberto. Tu hai delle cose che mi hai segnalato, mi hai mandato anche delle foto che sconvolgono decisamente la storia dell'umanità, Assolutamente la storia sì, la ufficiale. storia ufficiale la sconvolgono, non solo sugli OPART c'è da dire, ci sarebbe da parlare delle ore. Diciamo che però, che cosa succede? Che questa definizione di OPART, di questo famoso Ivan Sanderson degli anni 70 circa, comprende tutta una serie di manufatti fatti dall'uomo che sono collocati fuori dal tempo, quindi fuori dalle parti, che hanno un senso totalmente anacronistico rispetto all'epoca in cui sono stati collocati. L'altra volta ne abbiamo visti alcuni. Ma quello che veramente mi diverte anche molto, se devo dire la verità, è di vedere come ci sono anche una serie di anacronismi storici che veramente possono mettere in difficoltà la scienza ufficiale e infatti poi vedremo nel proseguo della trasmissione come alcuni di questi manufatti vengono anche poi alla fine discreditati. Mi riferisco a quello che sono tutta una serie di impronte che sono state trovate nel corso del tempo a livello mondiale, quindi ne abbiamo veramente Questo cos'è? Questo, per esempio, è stato trovato in Texas, se non sbaglio, siamo nei pressi di Glen Close, ed è una cosa estremamente interessante perché qui c'è l'abbinamento fra, e si vede anche nell'immagine, fra quelle che sono le impronte di dinosauri abbinate a impronte umane. Ecco, e questo è sconvolgente perché allora c'è Assolutamente sì. da ridiscutere totalmente tutta la storia. Sì, ci sarebbe da ridiscutere effettivamente tutta la storia perché siamo in un In momento realtà in non cui potrebbero esistere no, queste cose. esatto, perché alcune impronte sono state trovate addirittura nel Cantabrico, quindi voglio dire, siamo a livello di 600 milioni di anni fa, parliamo di 600 milioni di anni Pazzesco. fa. O mettiamo anche, perché il Cantabrico poi va dai 400, ai 500, ai 600 milioni di anni fa. Ecco, questo per esempio proprio è una impronta di un sandalo. Qua siamo in un'altra zona degli Stati Uniti, questa è un'impronta di un sandalo che risale da 400 mila, scusa, da 400 milioni e Milioni. 600 milioni di anni fa ed è proprio Un stata, sandalo schiaccia un che trilobite. schiaccia un I trilobite. trilobiti infatti fanno parte di quell'era lì, fanno proprio parte di questo Esatto. momento storico durato milioni di anni. E questo è stato trovato praticamente da un collezionista proprio dei trilobiti in riva a un fiume, lui è andato a fare una gita, siamo intorno agli anni 70, è andato a fare una gita da quelle parti in riva a un fiume e ha trovato questo manufatto. Manufatto Sì. Ma estremamente naturale, ovviamente. se ti ricordi, noi avevamo fatto dei viaggi anche insieme Sì, in certo. Arizona Sì. e noi avevamo visto proprio le Esatto. impronte di dinosauro abbinato a delle impronte di umani calzati. Esatto, di È umani calzati. Sì, pazzesco, anche questo qua è è inspiegabile questa cosa. assolutamente inspiegabile. Allora, infatti, vediamo un attimo la posizione della scienza ufficiale in merito a queste impronte, che come dico se ne trovano veramente da tutte le parti, dal Sud America all'America, in Europa, in Africa, in Oriente, Sì, in sì, sì. Cina, ne hanno trovate dappertutto. Questa è sempre l'impronta appunto di Antilope Spring. Praticamente il discorso è proprio che la scienza ufficiale, per esempio nel manufatto che abbiamo appena visto, cioè in quel tipo di impronta, ha detto che praticamente era un falso, non poteva esistere. Non poteva Peccato. esistere. Esatto, E peccato l'hanno che, e sistemato l'hanno così. sistemato così, peccato che sempre nella stessa zona siano poi state trovate altre impronte,
altre impronte di altri sandali e così via. Addirittura un ricercatore accreditato, un geologo, ha trovato anche addirittura un'impronta di un piede non calzato di un bambino. Ecco. Quindi, se vogliamo, questo apre veramente il campo delle ipotesi estremamente interessanti, sempre fantascientifiche, negate. Direi. Sì. Fantascientifiche, sì, ma fino a un certo punto fantascientifiche, perché in realtà potrebbe essere molto più reale di quello che si potrebbe che ci credere. Viene raccontato. Quello che ci viene propinato dalla scienza e dalla storia, perché come si sa adesso, anno più, anno meno, diciamo che l'uomo moderno è circa datato di 100.000 anni, questa più o meno è l'ipotesi in cui compare l'uomo eretto, cominciano a comparire le prime società. Forse prime... qualcosa di più. Sì, mettiamo di... che possa qualche, essere... qualche milione e mezzo forse. Sì, come uomo, ma come società, sì, come uomo sapiens. Ma l'uomo moderno, ovvero sia quando si cominciano a parlare di qualche civiltà, se ne parla in tempi certo. Molto più recenti. E quello che conta è quello che appunto l'uomo, così come hai detto tu, l'uomo sapiens, forse anche 1 milione, 2 milioni di anni, ma quello che non si sa è invece che è comparso molto prima, secondo quello che ci fornisce la stessa natura, secondo quanto ci fornisce una storia che non è quella ufficiale. E questo è estremamente interessante perché l'uomo eretto, quindi parliamo di uomo eretto perché lì ci sono impronte appunto di pedate, risale ben a 200 milioni di anni fa, 300 milioni? E quindi questo mette in ma difficoltà cosa, totalmente la storia ufficiale. Come possono essersi incontrati i sauri? Esatto, con e gli uomini. Infatti, ci sono dei miti che ne parlano. Assolutamente ne sì, ci sono un sacco di miti. Ci sono dei miti dello sciamanesimo druidico, esatto, che ne parlano. Giancarlo Barbadoro, che è un ricercatore che purtroppo è scomparso, ci ha lasciato tutta una serie di leggende anche delle tradizioni sciamaniche dello sciamanesimo druidico, ne parla e come, ci raccontava queste cose Giancarlo. Sì, e nelle leggende si parla proprio di questo connubio tra quelli che possono essere interpretati come draghi, e qua parliamo anche con Elio, infatti, introduciamo anche Elio, perché, perché i draghi, che non è Draghi il nostro presidente, no, lasciamolo perdere, se ne parla già fin troppo, non parliamo di politica, e quindi i draghi, che cosa sono in pratica? I draghi sono, ne possiamo parlare dal punto di vista della ricerca criptozoologica, sì, che però si allarga ad ampissimo spettro per andare a toccare ogni sorta di X-file che riguarda il mistero della natura in cui ci troviamo a vivere, quindi anche della storia, avvicinandoci anche ai misteri di cui parla Robert, di cui parlava Roberto. Ma i draghi sono la prima espressione dell'umanità, come dicevi giustamente, lo sciamanesimo druidico, che la nostra cultura primigenia ha portato con sé tutta una serie di simbolismi del drago come esplosione della vita, come nascita, come punto di partenza dell'evoluzione. Ecco, questo ci possiamo arrivare poi a parlare, è un drago moderno se vogliamo dirla, però l'idea del drago ha sempre caratterizzato in tutte ti le culture molto native. I sauri. Certo, i sauri. Certo, il drago ricorda tantissimo i sauri, si sono anzi accoppiate queste due immagini nella storia della mitologia e delle leggende umane, hanno sempre accompagnato la storia dell'uomo. Questo drago particolare è infatti uno degli esempi più tipici del mistero che circonda l'evoluzione dei sauri, ma fino a oggi i sauri sono dati per scomparsi. Cos'è questo? Questo allora è la ricostruzione di un sauro che si chiamava Queneosauro, una specie di lucertolone alato. La ricostruzione è abbastanza fedele, presa da, naturalmente dai resti fossili. Mm-hmm. Questo Queneosauro, che cosa di interessante dal punto di vista criptozoologico, che visse nelle zone che oggi si chiamano Inghilterra fino a circa 200 milioni di anni fa. Salvo che nei primi anni del 1900, quindi ieri praticamente dal punto di vista della storia umana, esistevano tantissimi
cittadini delle aree rurali del Glamorgan, che è una delle contee del Galles che dà sull'Atlantico, una contea marittima, i quali assolutamente asserivano di aver sempre convissuto con animali di questo tipo. Loro le chiamavano, c'era prima la foto di copertina di un libro che ne parlava, sì, Big Flying Snakes, ecco, cioè serpenti, grandi serpenti volanti, e li descrivevano come creature magiche, come creature dai colori bellissimi. Poi è diventato cattivo il drago, però. Sì, il drago a livello della cultura giudaico-cristiana è diventato cattivissimo, anzi è stato demonizzato proprio perché era un portatore di conoscenza, esatto, un simbolo così forte di conoscenza e di conoscenza antica che le gerarchie ecclesiastiche giudaico-cristiane non lo potevano sopportare, hanno mandato alla carica tutti i santi e le sante possibili per malversarlo, ma non ce l'hanno fatta. Il sauro e il barra drago è arrivato fino ai giorni nostri in tantissimi modi. Abbiamo visto passare prima una immagine che era, mi ricordava il Bunip. Il Bunip, che è il drago delle popolazioni native dell'Australia, no? Sì. E sai che noi l'abbiamo visto? Io lo so, perché nel libro che tu scrivesti, L'Australia che non c'è, quando raccontava il vostro viaggio. Siamo andati a fare un viaggio in Australia, un tour musicale che poi si è rivelato ben altro del tour, e siamo andati a visitare questo parco, che era il Bunip Park, e abbiamo avuto sempre l'impressione di essere seguiti, ma da un essere enorme verde. Infatti, esatto, quell'essere enorme verde è proprio così che lo rappresentano. E sembra che questo Bunip avesse la funzione di preservare, il parco dalle colonizzazioni. No? Esatto, nella tradizione degli aborigeni australiani il drago è chiamato Bunip, e la storia di questo Bunip è quella di un grandissimo e atavico protettore, esatto, proprio delle loro zone e della loro spiritualità, di conseguenza, proprio certo, un'immagine esattamente che ci richiama esattamente a ciò che diceva lo sciamanesimo druidico. Infatti, e quindi questo ci riporta di nuovo a questa immagine dei sauri, e mi ricollego a quello che diceva Roberto, dei sauri che convivevano, evidentemente, esatto, c'è stato un momento che hanno convissuto con gli umani, anche se non è minimamente spiegabile questa cosa, no, non è spiegabile. Da un punto di vista della storia ufficiale non è spiegabile. Però parliamo anche di altri animali fantastici, ad esempio il gatto mammone, che a me piace da lo so, morire. È una delle tue passioni. Sì, sì, mi piace. Ecco, questa è una delle visioni moderne del gatto mammone. Tutti lo sanno, è lo stregatto di Disney, di Alice nel Paese delle Meraviglie, che viene sempre visto come un qualcosa così di fiabesco per bambini, ma neanche per idea. Mm-hmm. E lo stregatto era concepito da Lewis Carroll come un essere ultradimensionale che poteva scomparire, ricomparire e modificare la propria forma, e che in ogni caso, con frasi che sembravano assolutamente assurde, ma che in realtà erano profondissime, accompagnava Alice lungo il suo percorso. Certo. Quindi anche qui una testimonianza comunque di grande conoscenza. Quella è un'immagine. Che si sa che Alice è tutta un'analogia di un viaggio iniziato. Esatto, assolutamente sì. In entrambi i libri che scrisse, esatto, Lewis Carroll, è la persona, l'individuo alla scoperta di se stesso, sì, passando attraverso cose che manco si immagina. Cose strabilianti. Deve andare al di là del quotidiano e al di là della mente. Certo. Ma tornando al gatto mammone, sì, il gatto mammone è un gatto, perché viene rappresentato come gatto. Già mammone non si sa tanto bene cosa voglia dire. Perché c'è la tesi negativa che dice deriva da mammona, che nell'israeliano antico significava malvagio, demoniaco, ma c'è anche fortunatamente una tesi positiva, deriva da Maimone, che era una divinità fenicia, ecco, madre della fertilità e della rinascita. E tant'è che ad esempio in Sardegna lo chiamano ancora oggi gatto maimone, non gatto mammo. C'è tutta una storia veramente affascinante. Ma non c'entrava anche il Graal in questa storia? Già, certo, ecco, perché gatto mammone è diventato, anche qui c'entra la Chiesa, è diventato una sorta di babau per bambini, no? Mm-hmm. Ma in realtà niente di tutto questo. Nelle leggende popolari praticamente di tutta Europa, perché è in Europa che c'è questa simbologia, era un personaggio che era
era in grado di distribuire aiuti alle persone meritevoli, alle persone che cercavano armonia, e bloccare invece le persone che cercavano disarmonia. Era un simbolo proprio di doni che venivano elargiti. E la cosa che più mi ha colpito sulle ricerche del gatto mammone è il detto del gatto lupesco. Il gatto lupesco. Detto del gatto lupesco è il titolo di un poema in versi scritto da un anonimo toscano nel 1200. Okay. E in questo il personaggio principale di questa, il protagonista, è un gatto mammone. Non chiamato gatto lupesco, ma era descritto appunto come un gatto mammone. Il Graal. Cosa fa? Cosa succede? Va alla cerca del Graal, perché incontra in Toscana due cavalieri di Re Artù, che gli dicono: guarda, noi stiamo andando qua e là e su e giù alla ricerca del nostro re, alla ricerca della conoscenza. Questo si entusiasma, parte e fa la sua personale ricerca del Graal. Il poema si conclude con il gatto mammone che dice ai lettori: signori, io la mia vita l'ho risolta, adesso vedete un po' voi. Bellissimo. Come se avesse trovato il Graal. Bellissimo, bellissimo. Tornando ai discorsi che facevamo prima, Roberto, come te lo spieghi questo disinteresse che c'è verso questa ricerca, che dovrebbe essere invece qualcosa che aggiunge elementi verso le nostre origini, per capire un po' di più chi siamo, da dove veniamo? Lo so, è una questione interessante quella che pone Rosalba. Il discorso è molto semplice, è che in qualche modo la scienza ufficiale, chiamiamola, definiamo così, vuole farci passare un concetto che è sempre lo stesso da migliaia di anni, ovvero sia che l'uomo è tutto sommato recente su questo pianeta, che l'evoluzione dell'uomo è legata a diverse fasi che sono le ultime epoche che conosciamo, no? Dal bronzo al ferro e così via, e che prima praticamente c'era il nulla. Quindi, infatti si parla degli Egizi, dei Romani, esatto. e prima niente, e il prima deserto. Allora, la domanda che invece io pongo, no, è un po' differente, perché allora abbiamo trovato delle impronte che si perdono addirittura nella notte dei tempi, parliamo dai 400 milioni ai 600 milioni di anni fa. Ne sono poi state anche trovate più recentemente, appunto quando praticamente c'erano questi uomini che camminavano di fianco ai sauri, e se scendiamo intorno ai 300 milioni, 200 milioni di anni fa. Dopodiché mi dico, se come la scienza ufficiale sostiene l'uomo si è evoluto negli ultimi 100.000 anni, ma cosa ha fatto? Cioè, è rimasto quest'uomo così per milioni e milioni e milioni di anni senza mai nessuna evoluzione? Verissimo. E nei 100.000 anni che diciamo 100, 200.000 anni si è evoluto così come abbiamo conosciuto oggi la nostra civiltà? Oppure magari ci sono state altre civiltà precedenti, o se no andiamo a sposarci con quello che dicono tante leggende, tra cui anche quelle dello sciamanesimo druidico, di esseri che sono venuti magari da altri posti. Io credo che la nostra storia, se vogliamo cercare davvero le nostre origini, va ricercata in quelle sacche storiche che non sono minimamente considerate dalla storia ufficiale, certo. Perché si sa che la storia la scrivono i vincitori, è sempre stato così, da sempre. E infatti ci sono delle sacche storiche, e mi riferisco ai popoli naturali, esatto, ai popoli nativi, che hanno conservato le loro tradizioni, le loro leggende, le loro mitologie. Ecco, lì c'è la vera storia dell'umanità. Noi abbiamo frequentato, io e Giancarlo abbiamo frequentato questi popoli dal di dentro, proprio dal di dentro delle loro riserve e delle loro sacche storiche. E c'è una storia inimmaginabile, loro raccontano un'altra storia dell'umanità. Per fortuna loro non vengono considerati, perché se mai venissero considerati ci sarebbe un altro genocidio, come ce ne sono stati già migliaia, tantissimi, con le colonizzazioni, eccetera. Ad esempio,
Penso che sappiate benissimo, la Discovery Doctrine infatti è la bolla papale che dava il permesso, diciamo, di impossessarsi di tutte le terre scoperte, ma con tutto quello che c'era sopra, e ci sono stati fatti schiavi, sono stati resi interi popoli in schiavitù, per non dire di peggio anche. E quindi è lì che va cercata, secondo me, la nostra vera storia. Noi abbiamo anche fondato, come sapete, un centro studi Giancarlo Barbadoro, perché Giancarlo Barbadoro ricercava proprio anche su queste cose qua, e cercava proprio le nostre vere origini, guidato da una chiave che lui era entrato in possesso, che è quello dello sciamanesimo druidico. E il centro studi ha proprio l'intenzione di fare questo tipo di ricerca per dare degli elementi in più, per dare a chi è interessato qualche elemento in più che allarghi un po' i nostri orizzonti. Infatti. Certo, il lavoro che ha fatto Giancarlo, tu dicevi giustamente, Giancarlo Barbadoro è un ricercatore a 360 gradi, si è interessato anche di tutte queste cose qua, o comunque della chiave di lettura che possono avere queste cose, nella loro magia. Certo. Si parlava prima del drago, ma il drago è una magia che accompagna l'uomo da sempre, sì, e trasmettendo dei significati molto particolari. Certo, ecco, siamo quasi in chiusura, ricordiamo però le vostre trasmissioni, perché voi avete delle trasmissioni in cui portate un sacco di dati anche molto molto interessanti. La tua, sì, su Radio Dreamland? Su Radio Dreamland è intitolata Animali ed Enigmi e si trasmette tutti i sabati sera alle 21. Ok, e invece la tua? Scienza di confine, fatta con Gianluca Roggero, che io e lui ci occupiamo anche e soprattutto di UFO, ma non solo di UFO, ma anche degli argomenti di cui ho parlato stasera di OPART. E noi ci siamo sempre al martedì sera a Scienze di Confine, dove io e lui parliamo di tutto quello che è la casistica, quello che si dice, quello che non si dice, sia relativo agli OPART che agli UFO. Ecco, io vorrei ricordare ancora Cuori con la coda, gli animali raccontati da Pier Giorgio Odifreddi. Partecipa Enrico Morriconi, sarà al Salone del Libro, condurrò questo incontro su Pier Giorgio Odifreddi, che racconterà gli animali, le sue storie straordinarie di animali, scrittori e scienziati. Al Salone Internazionale del Libro di Torino, Sala Argento, Padiglione 3, al 21 maggio alle 18:30. Ok, eccolo, stiamo vedendo la locandina. Benissimo, allora io ringrazio i nostri ospiti, grazie Elio Bellangero. Grazie a te Rosalba. Grazie Roberto Garosci. È sempre un piacere. E grazie a tutti voi che ci avete seguito e alla prossima.